Ed eccoci qua, siamo veramente davanti alla casa natale di Michelangelo Buonarroti. Quella che vedete è una targa alle mie spalle e questa qui era la porta d'ingresso. Qui è nato veramente Michelangelo Buonarroti. E questo libro che vi avevo annunciato davanti alla chiesetta di San Francesco a San Sepolcro, è stato scritto proprio qua dai monaci francescani a Laverna, nel Monte della Verna. Qui siamo alla Rocca di Chiusi della Verna e in Casentino, quindi abbiamo lasciato la Val Tiberina e abbiamo cambiato valle e siamo arrivati in Casentino. Sono orgoglioso di questo perché anch'io sono casentinese, sono nato a Serravalle di Bibbiena, a pochi chilometri, a soltanto 3 chilometri dall'eremo e dal monastero dei monaci camaldolesi che oggi nel pomeriggio andremo a visitare. Ma adesso concentriamoci su questo posto veramente magico e importantissimo. E facciamo una panoramica. Ok, come vi dicevo, qui ci troviamo a Chiusi della Verna e precisamente alla Rocca di Chiusi della Verna. Questo un tempo era la casa del podestà, quindi del padre di Michelangelo, e Michelangelo, come riporta anche questa targa e soprattutto il libro che vi ho fatto vedere, è nato Michelangelo Buonarroti. Ecco qua, con un fermo immagine sicuramente potrete leggere la targa apposta. Vedete? Secolo XI, dimora del podestà e sede del tribunale. Ecco qua. Vedete? Michelangelo è nato qui e subito dopo, naturalmente. Portato a Firenze, ma questa è veramente la casa natale, il luogo, la Rocca di Chiusi della Verna, Casentino. Che meraviglia! Ecco qua. Il paesaggio che ispirò Michelangelo. E questo ve lo rimostro ancora una volta, il suo libro. Poi là, tira un po' di vento. Sotto fatale e felice stella nel Casentino. Nuove indagini d'archivio sul luogo natale di Michelangelo. La Rocca. Eccolo qua. November 25, 2017. Rocca di Chiusi della Verna. Casa natale di Michelangelo Buonarroti. Casentino. Provincia di Arezzo. Eccoci. Bellissima questa immagine.
la casa natale di Michelangelo Buonarroti. Dwells in Tuscany and Beyond è anche arte e cultura.